Ciao a tutti, eccoci qua come sempre per parlare di cinema e fare la recensione di un film attesissimo che sta per arrivare nelle sale italiane. Il nuovo film di Clint Eastwood, Richard Jewell. Ne parlo come sempre con Pierpaolo Bonelli. Ciao Pierpaolo. Ciao Giulio, buongiorno. Allora, abbiamo visto entrambi in anteprima il nuovo film di Eastwood, un regista che attendiamo sempre con ansia, con entusiasmo, perché spesso, sovente e volentieri tira fuori un grande film. Anche se abbiamo bene in memoria il film Attacco al treno che ci deluse tantissimo. Invece qua Eastwood fa Eastwood. Eh sì, siamo sempre dalle quelle parti, nel senso che lui prende un fatto realmente accaduto, così come era accaduto, che ne so, per American Snipers, o Sully più recentemente, e ce lo racconta attraverso i suoi occhi. E qui ci porta indietro al 1996, alle Olimpiadi di Atlanta. Sì, le Olimpiadi di Atlanta che furono delle Olimpiadi che passarono alla storia perché ci fu un attentato, ma questo attentato non ebbe il risultato sperato perché un poliziotto scoprì la bomba e riuscì a evitare una strage clamorosa. Più che poliziotto è una guardia giurata, cioè uno che avrebbe voluto diventare, essere, entrare nella polizia, diventare appunto un poliziotto, un agente, ma in realtà non c'era mai riuscito in tutta la sua carriera. Richard Jewell è un uomo di 33 anni, corpulento, diciamo così, con la passione per le armi, un codice etico molto rigoroso, un amore per la mamma con la quale vive e un amore anche per il suo lavoro, per il suo paese, un uomo molto scrupoloso, rigoroso, tanto da a volte essere anche, insomma, lanciare degli allarmi a volte che magari, insomma, sono anche insomma, più alti di quanto non possono essere in realtà. Possono sembrare in realtà. E quello che l'allarme che invece lancia quando scopre o intravede uno zaino sospetto, beh, quella volta, insomma, la vide bene. Sì, assolutamente. Aggiungo anche che uno è una persona che crede tantissimo nel ruolo dello Stato, dell'istituzione, della figura della polizia. Ha una stima anche, appunto, come hai detto tu, a volte esagerata. E questo film è un film molto bello che ci è piaciuto, lo diciamo subito, a entrambi perché Eastwood, con la sua intelligenza elegante e classe, riesce a raccontare allo stesso tempo due cose: come una persona comune può essere un eroe e allo stesso tempo come quella persona può passare da eroe a primo indagato, anzi colpevole del reato. Sì, perché quello che accade in realtà è che l'FBI, insomma, come di solito accade, insomma, poggia i suoi sospetti sulla persona che ritrova le volte il cadavere, in questo caso ritrova invece una bomba. È complice anche una stampa abbastanza assetata di sangue, ebbene, E trasformano. ottusa Sì, anche. beh, certo. E trasforma immediatamente questo povero Richard Jewell da eroe in vittima. Ma il lavoro che fa Eastwood insomma, è proprio bello, molto intelligente, molto sensibile, soprattutto nel descrivere come lo Stato riesca poi, quando vuole, ad annientare il cittadino. Sì, è vero, e secondo me quello è il suo primo focus, ma anche un altro punto di interesse è il ruolo dei media nella storia dell'America, degli Stati Uniti, tant'è che c'è una battuta bellissima nel film in cui si dice appunto a Richard Jewell: tu stai combattendo contro due nemici, lo Stato, gli Stati Uniti d'America e i media, che sono i primi elementi che potrebbero distruggere la vita di un uomo. Ecco, io ho trovato anche interessante questo film da parte di Eastwood perché secondo me ha fatto un lavoro a distanza un po' come aveva fatto con Iwo Jima, la battaglia di Iwo Jima. Lì aveva fatto due film in cui raccontava la stessa battaglia, appunto la battaglia di Iwo Jima, da due punti di vista. Prima con Flags of Our Fathers,
da parte americana e poi lettere da Iwo Jima da parte giapponese. Ecco, lui fa secondo me a distanza una cosa che aveva fatto con questo film e Sully, ovvero come una persona può diventare, può essere prima incensato, diventare eroe e subito dopo cadere nell'abisso. La differenza è che secondo me rispetto a Sully si concentra su elementi leggermente diversi. In primis i media attorno a casa e anche la vita in famiglia. Sì, e poi il lavoro molto bello è proprio dal punto di vista umano, perché i personaggi che tratteggia sono estremamente umani. Richard Jewell non puoi non amarlo, così come non puoi non amare la madre, e anche la figura dell'avvocato, un Che Sam diciamo chi è? è Che Sam Rockwell, è Sam Rockwell che io adoro, ormai posso mettere un altarino con la foto di Sam Rockwell, che anche in questo caso è sempre straordinario. E beh, questi tre personaggi, insomma, sono tratteggiati in modo veramente molto molto umano, così come in modo spietato lui tratteggia il personaggio invece del capo dell'FBI e invece della giornalista, insomma, assetata di sangue e di notizie da sbattere in prima pagina, che è una sempre bella Olivia Wilde. Nel ruolo della madre, ricordiamolo, c'è una Kathy Bates in odore di Oscar, e quindi, insomma, anche questo potrebbe essere interessante insomma, da analizzare alla luce, insomma, di quello che abbiamo visto al cinema. Sì, quindi lo diciamo con grande piacere, Richard Jewell ci è piaciuto tantissimo e vi consigliamo assolutamente di andarlo a vedere al cinema perché Eastwood, quando vuol fare Eastwood, regala sempre cinema d'autore senza retorica e con grandi emozioni. Per questa recensione è tutto, come sempre ti ringrazio Pierpaolo e vi invito come sempre a iscrivervi al canale YouTube di Cinetivelandia. Alla prossima!